The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk. Ecco l'entrata del Mandarin Hotel e c'è con noi Giovanni Valenti, che fra un po' intervisteremo. Sempre facendo un giro all'interno del Mandarin. Fabio Caviglia, questo è un negozio che ci ha molto incuriosito, tanto perché è romano, ha avuto una vita molto avventurosa, è stato in Australia e poi è venuto qui. Guardate la cravatta con gli Swarovski, la pochette e il farfallino. Molto curiosa, eh? Ma al Mandarin non solo gioielli, ci sono anche altre cose, tipo volevo sapere questo bellissimo violoncello, che cos'è? Di cioccolato? No, quello no, anche quello. Tutto il cioccolato. Ecco. Non avrei mai creduto che potessero esserci cose così belle, sculture così belle, solo cioccolato. Quindi questo è tutto da mangiare. E questo è il panorama che si gode dal top del Mandarin. Chissà perché lo chiamo Mandarin, perché invece... Oui, voilà, ma è un di mandarino. Mandarino, ok. Questo palazzo bellissimo che ci ha molto incuriosito è la sede della banca... Bank of China. Bank of China. E guardate che bello, oggi è una giornata un po' foggy, però è estremamente bello anche affacciarsi così e vedere sul mare le barche e i palazzi, i grattacieli che sono giù. 24esimo piano, lo spa, vedete tanto l'acqua che viene giù dal soffitto, i fiori meravigliosi e qui c'è la spa, andiamo a vedere. E lei è Fatima, la direttrice del Beauty Salon, guardate che bello e meravigliosa la vista naturalmente, non soltanto qui ci si fa belle, ma ci si fa belle respirando un'atmosfera del tutto diversa, molto piacevole come vedete. Siamo al 25esimo piano del Mandarin Hotel a Hong Kong, uno degli alberghi più belli, e non solo di Hong Kong, ma anche come catena più belli del mondo. Guardate che meraviglia, il bar fatto che sembra la prua di una nave, e con noi c'è lo chef concierge da 35 anni a Hong Kong, e la cosa più importante di Giovanni Valenti è il fatto che abbia avuto per 3 anni le chiavi d'oro worldwide, il che vuol dire che non è soltanto Hong Kong, o soltanto Cannes, o soltanto Parigi. E allora, come sono passati questi 35 anni qui? Indimenticabili, meravigliosi, sono qui dal 79, ho cominciato al Mandarin come nel food and beverage, poi front office, e nell'83 a Londra feci un training al Savoia per ritornare al Mandarin come chef concierge. Poi continuando, 4 anni dopo, fui classificato uno dei 3 migliori concierge al mondo per 4 anni consecutivi. Adesso continuo il mio lavoro, adoro la gente, adoro il mio lavoro, lo faccio ancora con passione. E loro ti adorano? Beh, penso di sì. Ci diamo del tu, perché noi ci siamo conosciuti al Plaza Atene moltissimi anni fa, e quindi quando stavo girando per la RAI un servizio sul Plaza Atene ed era un servizio spettacolare. In 35 anni di Mandarin o di Mandarin, hai visto passare tutto il mondo, chi ti ha colpito di più? Molti personaggi, sinceramente.
Nel 97 ci fu anche The Iron Lady, la Thatcher, Miss Thatcher. Spesso veniva prima che scomparisse la principessa Diana. E com'era bella? Stupenda. Cosa beveva? Che beveva? Ah, no, quello che beveva non lo so, ma era elegantissima, divina. Poi veniva anche di là, e continua ancora a venire, era da molti giocatori di tennis, Agassi. C'ho anche una bella, ho giocato anche con Bjorn Borg, io sono un assiduo giocatore di tennis, non sono un professionista, però adoro il tennis. È la, un'altra cosa che nella vita mi tiene in piena forma. Giovanni, oggi come oggi, chi è la persona più simpatica che viene al Mandarino? Più simpatica, più alla mano, nonostante sia molto regale, perché è la regina della Danimarca. E abbiamo avuto anche il suo principe consorte una settimana fa, il Henri de Montpezat, è un francese. Anche lui, sinceramente, molto alla mano, molto simpatico, molto gentile. Giovanni, se venisse qui un tuo amico o una persona che ti è cara e dovesse rimanere pochi giorni a Hong Kong, cosa gli consiglieresti di fare? Sinceramente, sia amico o persona cara o un cliente, tratto la gente come si deve. Tratto queste persone che vengono qui per la prima volta, uno deve trattarli come dei bambini, dargli da mangiare, perché Hong Kong è un posto meraviglioso e se non hai informazioni precise non arrivi mai a scoprirla. Grazie, allora ai nostri telespettatori, se vengono a Hong Kong, andare da Giovanni Valenti e potranno scoprire Hong Kong come si deve. Come una mafia. E questo è l'esterno del Mandarin, guardate com'è bello, visto anche da sotto. E intorno, in questo quadrilatero, si può dire che sia il polo del lusso più sfrenato in poche centinaia di metri. Tutti i brand più famosi, frequentatissimi, che fanno affari da sempre, per loro non si conosce crisi. Sempre Prada, con un design riveduto e corretto per la Cina. Max Mara. Prada, amatissima. Stesso marciapiede, fianco a fianco, Arthur Daniel, Chopin naturalmente, Vacheron Constantin e Cartier.